Andiamo subito allora a vedere i due temi importanti: da una parte lo stop alle esportazioni per i vaccini di AstraZeneca, dall'altra le dimissioni di Zingaretti sono un po' i temi importanti. Allora, come sempre, andiamo a vedere i titoli. Il mattino, tutto è compiuto dal Vangelo secondo Matteo, Renzi e Salvini, insomma per 30 denari, tre poltrone del governo, Renzi consegna Conte ai sommi sacerdoti di Draghi e spinge Zingaretti nella Getsmani del centrodestra. Ponzio Pilato Mario assiste senza battere ciglio, al casse politico, dilani anche i 5 Stelle nella Giudea Italia, imperando con DPCM, decidendo persino i tempi della democrazia, invece che in estate con il Covid più clemente, rinvia all'autunno le elezioni amministrative, così la chiave di lettura. Cioè, me ne vado da questo partito perché questo partito pensa soltanto alle poltrone in un momento delicatissimo come questo, quindi non si tratta solo di dimissioni, sono dimissioni particolari e ovviamente che ci chiediamo noi che cosa ha spinto Zingaretti a tutto questo e che cosa determina questa crisi dei partiti che anche io connetto al, diciamo, al bulldozer che è arrivato con il governo Draghi. Io credo che la vera crisi dei partiti è che nessuno dei partiti che abbiamo in Italia ha un'offerta precisa di società, cioè dice: se venite con me costruiremo un'Italia fatta così, così e così. Nessuno ha un modello da proporre, solo che in questo caso la sinistra è quella che ci rimette di più. Cioè, al limite la destra può non avere un modello di lungo fiato, diciamo, di grande anima, ma la sinistra no, perché la sinistra si rivolge a quella maggioranza del paese che sono i disagiati e che però, proprio perché sono disagiati, non hanno voce. Che per cui questo ormai supera il governo Conte primo, nel senso che è un governo neoliberista e non dico che questo governo è più a destra del Conte primo, dico che è una destra molto più colta, molto più seria e io credo che una destra seria faccia bene all'Italia. Quando io penso alla destra penso a Einaudi, naturalmente penso a Benedetto Croce, quindi più ci si avvicina a quella destra lì meglio è. Per quanto riguarda però il quadro complessivo, c'è in questo momento un'incognita ed è quello che accadrà nei 5 Stelle, perché nei 5 Stelle c'è stata una epurazione progressiva nel corso di questi 2 anni delle persone che erano a destra. Conte sarà capace di dare, diciamo, una struttura che comunque sia, come ha sempre detto lui, collocata a sinistra. In questo caso è probabile che il PD rischia di dimagrire a favore dei 5 Stelle, ma nello stesso tempo i 5 Stelle non sono più il partito, diciamo, scapestrato dei primi tempi. Per spiegarlo alle persone che ci stanno seguendo, tra un paio di settimane ci sarà l'Assemblea Nazionale del PD e l'Assemblea Nazionale del PD dovrà accettare o non accettare le dimissioni del segretario e eventualmente quell'assemblea eleggere un nuovo segretario o una nuova segretaria. Un'assemblea dove, mettiamola così, la maggioranza zingarettiana è molto larga e quindi è in grado di riconfermare tranquillamente l'attuale segretario, l'attuale segretario uscente. Posso che oggi sono 3 anni dalla più grande sconfitta della sinistra riformista e progressista in questo paese. Sono 3 anni fa, il 4 marzo, il PD e la coalizione attorno al PD prendeva pochissimo, almeno di tutta la storia repubblicana, e ci consegnava un paese che era governato, in cui la maggioranza degli elettori avevano espresso un voto consapevole, altro che elettori poco informati, un voto molto consapevole verso 5 Stelle e verso la Lega. Dopo 3 anni ci troviamo di fronte a un quadro che è completamente diverso. Non sappiamo quando andremo a votare, cioè si voterà nel 2023, questo è abbastanza certo, non sappiamo se si voterà prima. Quello che abbiamo davanti però è un quadro, un reset rappresentato da Draghi che sta agendo su tutti i partiti esistenti e ci fa pensare che in realtà alle prossime elezioni il quadro politico complessivo sarà completamente diverso e con protagonisti totalmente diversi rispetto a quello che stiamo conoscendo e che abbiamo conosciuto in questi anni. In 14 anni di esistenza il PD ha bruciato 9 segretari, dal 2007 da Veltroni, poi attraverso appunto segretari e vari reggenti,
sono già 9 le persone che si sono succedute alla guida del partito, quindi forse c'è anche una debolezza di questo partito di fare i conti con un quadro politico che è continuamente in cambiamento e giustamente è stato detto oggi che queste dimissioni evidentemente sono l'onda d'urto del terremoto Draghi, no? Che ha terremotato oggi il PD, ma ha già terremotato nei giorni scorsi anche il Movimento 5 Stelle. Una politica testosteronica fatta di maschi molto molto adulti, e molto Maschi spesso alfa. con incapacità di trovare punti di accordo e di mediazioni, e forse è arrivato anche finalmente il momento di vedere leadership nuove e possibilmente leadership Ecco, proprio femminili questo però. alla guida del PD.